la città di Benevento ha potuto osservare plasticamente quanto un tentativo di infamare una persona, nel caso di specie il sottoscritto, racconti l'infamia di chi quel tentativo lo compie o più verosimilmente lo escogita. Così in una nota Alessandro Rosa, assessore all'ambiente del comune di Benevento. La città è tappezzata di manifesti in cui una foto del mio profilo Facebook viene affiancata da un articolo che racconta del riscatto messo in atto ai danni di un medico, che sarei io, una donna che chiede soldi al professionista con la minaccia in caso contrario di raccontare di una presunta relazione. È un'estorsione evidente in cui c'è solo una vittima conclamata, io, che peraltro ho avuto il coraggio di denunciare e fare arrestare una persona. Una vicenda grave, in ogni caso privata, che qualcuno ha tentato di strumentalizzare politicamente, fatto ancora più grave. È un fatto ancora più grave perché a Benevento c'è qualcuno che tenta di utilizzare la clava dell'infamia, della delazione, per tentare di condizionare le scelte politiche, metodologie usate durante il periodo più buio della nostra storia. Il sottoscritto alle spalle larghe, ho avuto il coraggio di denunciare chi ha usato l'arma del ricatto, raccontando frottole, e naturalmente ho denunciato questo vergognoso atto che di certo non mi intimorisce. Solidarietà all'assessore Rosa è stata espressa dai consiglieri di Alternativa per Benevento, dagli attivisti di Civico 22 e da Gerardo Giorgione, consigliere comunale di Forza Italia. I manifestini che una mano vile ha fisso in città per tentare di azionare una vergognosa macchina del fango ai danni di Alessandro Rosa sono una barbaria. All'amico assessore Rosa va tutta la nostra solidarietà. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, gli assessori comunali e i consiglieri di maggioranza hanno tentato di colpirlo vigliaccamente alle spalle, violando la sua privacy. Non si sono fatti nessuno scrupolo a manipolare una delicata vicenda personale che non ha nessuna attinenza con la sua attività di amministratore. A chi vuole trascinare il dibattito politico della città nella poltiglia della diffamazione anonima e dei colpi bassi, diciamo che non ci faremo intimidire né scalfire. Auspichiamo che le indagini delle forze dell'ordine possano individuare i responsabili di quella che è stata una carognata commessa violando il codice penale e il codice della moralità. La parrocchia di San Gennaro a Benevento, guidata dal parroco Monsignor Pasquale Maria Mainolfi, ha rinnovato il gesto di epoca orsiniana dell'omaggio floreale alla casa natale del martire beneventano Arione Trigio e dopo che le statue di San Gennaro e San Pio da Pietrelcina hanno attraversato il corso Garibaldi, si è svolta la processione dei due santi sanniti per le strade della parrocchia di San Gennaro. In serata si è tenuta poi la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Felice Accrocca, seguita dai fuochi d'artificio. Toccanti l'omelia e le benedizioni che hanno accompagnato la giornata dedicata a San Gennaro, sentitissime dalla comunità sannita che hanno omaggiato il santo nato per tradizione a Benevento. Gli investigatori della squadra mobile di Benevento hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a luoghi dalla stessa frequentati emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un 59enne del posto gravemente indiziato del delitto di atti persecutori. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia querela sporta dalla parte offesa il 17 aprile, la quale, dopo aver già denunciato l'odierno indagato per maltrattamenti in famiglia, ha riferito di essere stata vittima di ulteriori gravi episodi di ingiurie e molestie, tali da cagionarle un perdurante stato di ansia e paura, ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità. Nell'ambito delle numerose attività che la Solot, compagnia stabile di Benevento, svolge da oltre 30 anni, il progetto Obiettivo T vuole essere una proposta organica che incontri l'importante esigenza di programmazione culturale della città di Benevento e che interpreti la forte vocazione teatrale della nostra terra e che allo stesso tempo punti ad un rilancio effettivo del suo ruolo. Ai microfoni di TV7, intervistato da Alfredo Salzano, il direttore artistico Michelangelo Fetto. Sono 14 spettacoli e abbracciano un poco tutto quanto lo scibile teatrale, dallo spettacolo comico o comicissimo a spettacoli di tematiche un po' più impegnative. La cosa bella è che ci sono tanti giovani, una rassegna
molto giovanile, molto femminile. Difatti le protagoniste in molti spettacoli sono delle donne, come Gia Martire, come le ragazze che abbiamo visto poc'anzi, attrici poc'anzi presentarsi in scena, spettacoli, ti ripeto, di ogni tipo, con un minimo comune denominatore che è quello della qualità, perché sono artisti importanti. Cioè, voglio dire, Gianfelice Imparato, che è il protagonista di Gomorra, viene qua a fare una commedia divertentissima con un'altra attrice straordinaria. Ma niente, questo è. Venite a teatro, che non fa male, anzi, va bene, è divertente, è appassionante, non è noioso. Allora, tra tante conferme di qualità c'è anche una novità quest'anno, che è rappresentata dal supporto anche di qualche misura economica, finalmente, ai tanti sforzi. Sì, la legge 6 della Regione Campania, che viene concessa attraverso, diciamo, un progetto che fa il Comune sul complesso delle proprie attività. E giustamente quest'anno il Comune, per la prima volta dopo tanti anni, ha deciso di inserirci nelle manifestazioni degne di rilievo. E noi di questo siamo molto contenti, pure perché la cultura ha bisogno dell'aiuto pubblico, altrimenti non diventa cultura, diventa un'altra cosa. E si finirà per vedere pornografia, spogliarelli, queste cose qua, che poi, vabbè, lasciamo stare. La sala convegni dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fate Bene Fratelli di Benevento, ospiterà il 22 e 23 settembre, a partire dalle 9, un corso teorico-pratico sull'ecocardiografia da stress e la valutazione del flusso coronarico. Dal 2013 questo appuntamento annovera come relatori i maggiori esperti italiani di ecocardiografia da stress, tra cui il professore Eugenio Picano della CNR di Pisa, con il quale la cardiologia del Fate Bene Fratelli di Benevento vanta una lunga collaborazione. Il commissario cittadino di Benevento di Forza Italia, Lucio Lonardo, ha provveduto a nominare Angelo Feleppa quale responsabile del settore ambiente, energia e protezione civile del Partito Azzurro per la città di Benevento. Sento il dovere, nonché il piacere, di ringraziare il commissario cittadino, Lucio Lonardo, e il vice commissario provinciale, Gerardo Giorgione, per questo attestato di fiducia nei miei confronti, ha dichiarato Angelo Feleppa. È stato firmato l'accordo tra il comune di Cerreto Sannita, capofila dell'ambito B04, il comune di Telese Terme, la cooperativa sociale Social Lab 76 di Benevento, che riconosce la struttura denominata Casa Lei, ubicata a Telese Terme, accreditata dall'ambito B04 al funzionamento di struttura socioassistenziale di tipologia casa di accoglienza per donne maltrattate come casa rifugio dell'ambito B4. Dunque, la start-up avviata dal comune di Telese Terme con il finanziamento regionale, che ha consentito l'apertura della Casa Lei, prosegue e la casa rifugio diventerà casa di ambito gestita dalla cooperativa Social Lab 67. In vista del tavolo tecnico sull'ospedale di Sant'Agata de' Goti, ha dichiarato l'onorevole Francesco Maria Rubano, è mia intenzione precisare alcune questioni, e ha assodato che ci sarà un trasferimento di un reparto del Pascale al De Liguori, poiché questo è un dato certo, visto che il nosocomio napoletano sarà oggetto di lavori di ristrutturazione che rendono necessario quel trasferimento. Il tema della questione è altro, sono i tempi di tale trasferimento. È quello il punto su cui la politica regionale ha fallito, e infatti da marzo ad oggi nulla è stato fatto. Dall'incontro previsto, io e tutti i cittadini sanniti ci aspettiamo che venga fuori un cronoprogramma certo che non lasci dubbi sui tempi del trasferimento del Pascale a Sant'Agata de' Goti e sull'attuazione immediata del decreto 41. I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2023 hanno la possibilità di ravvedersi inviandola entro il 28 settembre 2023. In questo modo eviteranno di incorrere nella sanzione in misura piena per omessa presentazione. È quanto rende noto in una nota l'assessore alle finanze Maria Carmela Serluca. È oramai giunto a compimento, con l'approvazione in giunta comunale del progetto e dello schema di protocollo d'intesa avvenuta, il percorso di Benevento città cardioprotetta, di cui il sindaco Mastella è stato primo promotore e sostenitore. È quanto spiega in una nota il consigliere delegato alle politiche sanitarie Luca De Lipsis. L'evento che lancerà il progetto è in programma domenica 24 settembre. Prevede una fase dimostrativa in due sessioni, la mattina dalle 11.30 e il pomeriggio dalle 17.30.
L'associazione Amici per Pace Vecchia, già comitato di quartiere, plaude l'operato dell'amministrazione Mastella per l'apertura del plesso scolastico rionale. L'associazione, unitamente alle famiglie degli alunni, ha seguito per anni vari step by step, tenendo alta l'attenzione sull'andamento dei lavori, e finalmente si è avverato il sogno di tante famiglie della zona a 4 anni dalla chiusura per i lavori di ristrutturazione e di implementazione strutturale. La cerimonia, svoltasi nel cortile adiacente l'edificio scolastico, ha visto la partecipazione di gran parte della comunità. Il taglio del nastro e il suono della campanella hanno dato il via al nuovo anno scolastico. C'è però un ma: senza togliere niente a nessuno, restano alcune mancanze, scrive il presidente dell'associazione Amici per Pace Vecchia, Cosimo Galliano. Nella zona retrostante del plesso esiste una folta vegetazione che andrebbe potata. L'ingresso del cancello del plesso scolastico dovrebbe essere chiuso contestualmente al portone d'ingresso, poiché di notte vi sono coppiette in cerca di intimità, e non solo. L'intera zona, precisamente da via Ricci fino all'incrocio con via Perlingieri, ha bisogno di un impianto di illuminazione pubblica più consistente, considerato che quel luogo viene utilizzato di sera e di notte da persone per bivaccare e fare cose di ogni genere, lasciando per terra di tutto e di più. Si auspica un intervento da parte delle istituzioni. Presentata la 15ª edizione del Social Film Festival Artelesia, il concorso internazionale di cinema sociale che si terrà a Benevento dal 27 settembre al 1 ottobre. Madrina del festival, l'attrice Beatrice Arnera, presidente di giuria, l'attore e doppiatore Francesco Pannofino. Nato dall'idea di un giovane beneventano, Francesco Tomasiello, il Social Film Festival Artelesia ha come mission la diffusione attraverso il cinema di una cultura che punti sempre più ad abbattere ogni tipo di barriera nell'ottica di una sempre più ampia inclusione. Ai microfoni di TV7 Antonio Di Fede, del Social Film Festival Artelesia, intervistato da Alfredo Salzano. Quest'anno siamo alla 15ª edizione del Social Film Festival Artelesia. Come ricordavi, partiamo il 27 settembre e chiudiamo la rassegna il 6 ottobre, un cartellone molto ricco di eventi. In particolare ricordo, non potendovi dirveli tutti, ricordo le mattinée con le scuole di Benevento e provincia, quindi avremo dal 27 al 30 oltre 2500 studenti provenienti da diverse scuole che parteciperanno al nostro festival e che saranno giurati per un giorno, perché sceglieranno il corto o il lungometraggio vincitore della sezione School University, e questo succederà tutte le mattine. In quelle mattine avremo l'intervento del CESVOLOB con diversi laboratori sulla cultura del volontariato e sulla ecosostenibilità. Avremo altresì alcuni ospiti sempre dedicati ai ragazzi nelle mattinee. Ricordo Benedetta De Luca, che è una ragazza disabile ma che è diventata una promoter di alcune tipologie di messaggi di solidarietà e di inclusione sociale. Avremo Maurizio Di Giovanni con un suo spettacolo musicale. Avremo Luca Bete, che farà una lezione motivazionale sulla legalità per i ragazzi, e questo succederà nelle mattinate. Nei pomeriggi avremo per tutte le giornate proiezioni H24 di tutti gli oltre 3200 lavori giunti al concorso e diversi eventi, workshop dedicati al cinema. Quest'anno il festival, oltre ai temi dell'inclusione e della solidarietà, aggiunge il tema della ecosostenibilità, e quindi quest'anno noi avremo non un red carpet ma un green carpet, che è stato ideato da Franco Francesca e dal suo atelier, che verrà allestito dinanzi al teatro comunale. E negli eventi, diciamo, serali, ricordo due spettacoli: uno spettacolo che si terrà il 1 ottobre, che è il spettacolo Una guerra con Anna Foglietta, lo spettacolo del 6 ottobre, che è uno spettacolo di Gigi e Ross, e che tratta dei temi di inclusione sociale molto molto importanti. Insomma, un calendario assolutamente ricco di eventi. Ho sicuramente dimenticato qualcosa, perché sono tante cose, però poi vi invito a consultare appunto i nostri social per tutti i dettagli. Proseguono i momenti dedicati alla letteratura alla Faggianella di Benevento. Infatti il 21 settembre alle ore 18:30 presso il salone della Clubhouse della Faggianella di Benevento si terrà la presentazione del libro Cuore Nero di Enrica Leone. I saluti sono affidati a Biagio Prisco, modera Maria Giulia Romano, relazione Adriana Pedicini. Interverrà l'autrice.
Presso l'orto di Casa Betania, Texi, Matter, Cerict e Iorio hanno ricevuto un riconoscimento da Croce Rossa in merito al protocollo d'intesa che li vede impegnati a favorire il volontariato aziendale dei loro dipendenti nei confronti dell'associazione. Attraverso un'azione sinergica tra le parti, le aziende favoriranno la partecipazione attiva del proprio personale a sostegno delle attività della Croce Rossa Italiana di Benevento durante l'orario di lavoro, in particolare per promuovere la donazione di sangue. Ai microfoni di TV7 Stefano Tancredi, presidente regionale Croce Rossa Italiana, e Giovanni De Michele, presidente provinciale Croce Rossa Italiana, intervistati da Alfredo Salzano. Guardiamo al mondo dell'imprenditoria per rispondere alla crisi del mondo del volontariato con una proposta di volontariato aziendale rispetto a tutte quelle aziende che da sempre ci sono state vicine e ci stanno vicine, come Texi, Iorio, Matter e questa neocostituita Cerict. Lo facciamo appunto con dei progetti, soprattutto nell'ambito della donazione del sangue, per rispondere ad un bisogno che in Regione Campania è stringente e che riguarda la carenza di donatori. La Regione Campania è l'ultima in Italia per donatori e per sacche di sangue. Cerchiamo così di coinvolgere maggiormente i giovani, ecco perché all'orto di Casa Betania, per cercare appunto di sensibilizzare i più giovani su una tematica che li vede impegnati poi solo 4 volte all'anno. Il sangue si dona ogni 3 mesi, un impegno minimo di 1 ora in una mattinata, e che però riesce a salvare con una sacca di sangue fino a 3 vite. I volontari di Benevento si stanno concentrando tanto su quelle che sono le attività del sociale, e non ultimo anche quella che è la donazione sangue. Purtroppo la provincia di Benevento è una delle ultime province in Italia, e ricordiamo che in Italia solo il 2,5% della popolazione dona sangue. L'importanza della donazione del sangue non solo è una questione etica, ma anche sociale, perché stimoliamo così quello che è l'importanza della donazione. La donazione, il dono produce dono, e donando una sacca di sangue si riescono a salvare almeno 3 vite. Con il taglio del nastro è partita ufficialmente la 48esima edizione della Fiera di Morcone. La benedizione da parte dell'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, alla presenza delle autorità e degli organizzatori. Fin dalla prima giornata è stata registrata una notevole presenza di visitatori. Ai nostri microfoni l'avvocato Michela Montella, vicepresidente del CDA dell'ente Fiera. Fra 2 anni siamo alla 50esima edizione, siamo in attesa del taglio per dare l'avvio a questa 48esima edizione della Fiera di Morcone dell'Alto Tammaro. Siamo onorati della presenza di tutte le autorità civili e religiose oggi qui presenti. Speriamo che la fiera e questo polo fieristico possa porsi quale volano importante per la ripresa e la resilienza dei nostri territori. Noi auspichiamo una collaborazione sempre più proficua e sinergica con tutti i comuni dell'Alto Tammaro. Anche quest'anno si registra un numero cospicuo di espositori, circa 300, oltre a un importante padiglione gastronomico al quale quest'anno abbiamo prestato molta attenzione, punta di diamante della nostra edizione sarà senza dubbio il wedding arredamento, l'edilizia e anche il padiglione arte, oltre a espositori locali che arricchiranno e impreziosiranno l'intera area espositiva. Oltre ovviamente alla presenza degli espositori, abbiamo organizzato una serie di convegni. Si partirà subito domani alle 10.30 con le prospettive di sviluppo della città del Tammaro. Alle ore 10.30 sarà presente l'assessore regionale Armida Filippelli, seguirà il giorno successivo un incontro organizzato dalla Coldiretti, per concludersi poi nella giornata di domenica con il convegno posto in essere da MDC, Movimento dei Consumatori, che parlerà della contraffazione e tutela dei nostri prodotti.
Oramai la nostra emittente TV7 insieme a Radio International collaborano con la fiera da tantissimi anni e una cosa che vorrei sottolineare e che mi piace ancora di più anche con questa nuova veste verso il futuro è la collaborazione ma soprattutto l'impegno che c'è dal presidente a tutti i componenti e a tutti i collaboratori. Assolutamente, il nostro impegno già dallo scorso anno ad oggi e finché resteremo in carica è quello di prestare sempre più attenzione affinché si possa valorizzare non solo la fiera ma l'intero territorio dell'Alto Tammaro, anche perché la nostra azienda, voglio sottolinearlo, di recente è entrata anch'essa a far parte di quello che è il distretto commerciale che vede come capofila il comune di Molinara, quindi anche la nostra azienda farà parte proprio per dare maggiore attenzione a quella che è il nostro interesse verso l'intero territorio. Sabato 23 settembre alle 20.30 presso l'Aria Fiera di San Giorgio del Sannio, appuntamento imperdibile con il defilé di abiti da sposa firmato Sorelle Panella. L'atelier nato nel 2012 unisce la professionalità di tre sorelle, Roberta, Narita e Valentina, che accomunate dalla passione per l'abito bianco decidono di dar vita a qualcosa di esclusivo, in cui ogni donna possa realizzare il suo sogno di sentirsi perfetta nel giorno più atteso della propria vita. L'atelier è tra i più grandi d'Italia, con una esposizione di oltre 800 abiti delle griff più prestigiose. E come tutti gli anni, appuntamento imperdibile a San Giorgio del Sannio, sabato 23 settembre alle 20.30 presso l'Aria Fiera, per portare in passerella tutte le novità con la collezione 2024 di abiti ed accessori. L'atelier darà dimostrazione di come si possa andare oltre, dove l'esclusività è autentica, grazie alla sartoria con specialisti del settore sempre presenti nelle varie prove d'abito. Le sorelle Panella vi aspettano sabato 23 settembre alle 20.30 a San Giorgio del Sannio, per accompagnarvi in un viaggio fatto di eleganza, sobrietà, atmosfera adeguata per considerare la sposa come una regina in un mondo incantato. È di notte che le energie si sprigionano. È di notte che affiorano ancestrali pensieri. È di notte che gli antichi rituali prendono forma. È di notte che si svela la magia. La notte delle streghe. Il 30 settembre a Benevento vieni a scoprire il misterioso fascino delle Janare. Al termine della seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Matteo Andreoletti ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la quarta giornata di campionato di Lega Pro Girone C Benevento-Taranto. Portieri Manfredini, Nunziante e Paleari. Difensori Benedetti, Berra, Capellini, Elquachibi, Masciangelo, Pastina, Rillo, Terranova e Viscardi. Centrocampisti Alfieri, Caric, Kubica, Pinato, Simonetti, Talì e Teglio. Attaccanti Bolzius, Carfora, Ciano, Ciciretti, Ferrante, Marotta e Sorrentino. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.